Oggi abbiamo parlato di come comunque sia i numeri sono confortanti dal punto di vista dell'attività che abbiamo messo in campo col PNRR, quindi una visione del PNRR che sta dando sicuramente un impulso positivo ai numeri. Sappiamo che sono 500.000 posti di lavoro in più nell'arco dell'anno, abbiamo numeri che portano un 62,1% delle dati occupazionali. Sicuramente c'è tanto da fare, c'è una disparità tra il nord e il sud, dobbiamo far sì che questa disparità si accorci. Abbiamo tante iniziative che stiamo mettendo in campo, sia diciamo di leggi, ma soprattutto di interventi, secondo me, che servono per far crescere questa nostra visione. Oggi l'elemento fondamentale è far portare il sud ad avere quella efficienza che in qualche modo è mancata negli anni, perché tramite un sud forte possiamo veramente dire che l'Italia possa tornare a essere fondamentale, uno dei punti fondamentali sul famoso G7 che saremo anche ospiti. Allora, Superjob è un progetto che si compone di due gambe. Da un lato una piattaforma di recruitment che crea una connessione fra tutte quelle organizzazioni che vogliono inserire all'interno del proprio organico persone super abili, e dall'altra parte appunto i super abili che vogliono approcciarsi nel mondo del lavoro. È una piattaforma completamente gratuita, facile nella sua fruizione, e il compito è proprio questo di mettere in contatto due mondi che in alcuni contesti, in alcuni momenti forse sono stati più lontani. L'altra gamba del progetto è quella di informare, di sensibilizzare su tematiche legate alla disabilità, e dunque all'interno della piattaforma ci sono una serie di informazioni legate a proposte di legge, legate a legge in vigore, legate a dati, a questioni di carattere scientifico di cui tutti possono appunto fruire. E l'ultimo tema è la sensibilizzazione, parlare, coinvolgere e utilizzare le piattaforme, i settori per poter far incontrare le persone e discutere di questa tematica che ancora oggi è molto attuale. Sì, oggi abbiamo presentato il comitato scientifico presieduto da Ottavia Landi di Chiavenna. Sono tante le personalità che sono riunite in questo comitato, perché spaziano dal mondo corporate, del public affair, comunicazione, il mondo accademico, tante componenti che riguardano anche esperienze ed expertise nei profili del terzo settore, e al tempo stesso anche giornalisti, testimonial e rappresentanti del mondo poi dell'arte e della cultura. Questo perché è importante che il progetto mirerà appunto a raccontare come attraverso diversi strumenti, vuoi lo sport, vuoi l'arte, lo spettacolo, si uniscono e quindi si avvicinano e si crea un ponte di inclusione con le persone che hanno super abilità, come li definiamo noi. Quindi nel corso dei prossimi mesi porteremo avanti diverse iniziative. Abbiamo fatto già una iniziativa molto bella con la LUIS per quanto riguarda lo sport, così delle attività sportive per avvicinare appunto attraverso lo sport i ragazzi, e nei prossimi mesi seguiremo invece delle attività legate più che altro a dei laboratori di arte e cultura, così da, attraverso diversi strumenti, provare appunto a riavvicinare e al tempo stesso a superare quelli che possono essere degli stereotipi legati al mondo della disabilità e alla cultura poi del lavoro come strumento di inclusione. Quindi il comitato lavorerà a delle partnership strategiche sia con università, accademie, altre associazioni, sono già tante le associazioni parte di questa iniziativa, e anche aziende.